Grande fratello VIP, focolaio di positivi, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Nostini e Ottilio Romita. Sono positivi al coronavirus, sono stati isolati e rientreranno nella casa non appena le loro condizioni lo consentiranno. Quattro concorrenti del Grande Fratello VIP sono positivi al Covid. Si tratta di Patrizia, Charlie, Attilio e Onestini. Lo ha annunciato la produzione del reality con un comunicato ufficiale che sottolinea come tutti siano in buone condizioni. I concorrenti positivi sono stati isolati e rientreranno nella casa non appena le loro condizioni lo consentiranno. Il televoto di questa settimana però è stato quindi annullato. Nel comunicato si legge: a seguito di controlli medici, la Rossetti risulta positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato al momento 3 casi di positività. Onestini, Gnocchi, Romita, che sono comunque tutti in buone condizioni, sono stati isolati lasciando momentaneamente la casa in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. La produzione inoltre specifica: nel frattempo i concorrenti, informati della situazione, sono stati inviati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto che vedeva coinvolti la Rossetti, Gnocchi, Goic, Ciupilan è stato quindi annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno tutti rimborsati. Da quando il Covid è entrato nelle nostre vite, anche il Grande Fratello VIP ha comunicato di adottare rigidi protocolli per evitare contagi fra i concorrenti, ma evidentemente questo non è bastato. Contatti con l'esterno vietati, quarantena obbligatoria, non sono stati sufficienti, quindi il Covid è riuscito ad entrare in qualche modo nella casa del Grande Fratello VIP. È un grande scoop, amici di Nova News 24, perché sarebbe la prima volta in 3 anni. Insomma, la casa di Cinecittà, anche se ha 2 anni, è stata priva di contagi. Questa volta il virus è riuscito a superare anche queste barriere. Questo ci fa capire come quest'ultimo variante proprio di Covid-19, ovvero Omicron, sia molto aggressiva e sia molto insinuosa proprio si insinua facilmente nelle persone, viene contagiata molto più facilmente rispetto a quella vecchia. Questo è quello che succede al Grande Fratello VIP, vedremo cosa succederà, questa è una novità. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.